Una bella iniziativa in pieno centro a Foggia, in particolare a Corso Giannone, al ristorante al primo piano, per valorizzare i prodotti tipici del territorio, ma anche le realizzazioni gastronomiche ad opera di chef del territorio, che sono stati coordinati dall'Unione Cuochi del Mediterraneo in una manifestazione appunto patrocinata dal Comune di Foggia, Gusto e Arte del La Daunia, che si articola in diversi momenti. Prima di tutto un concorso gastronomico che si chiama Le Mani in Pasta, questo per valorizzare la pasta e soprattutto il grano, che è una delle ricchezze appunto della Capitanata, e per mettere in luce le bravure dei nostri chef. Una giuria valuterà queste opere, che poi vengono abbinate ad opere d'arte, perché c'è anche una mostra nel ristorante per abbinare appunto l'immagine dei frutti della terra di Capitanata ai piatti che si riescono a realizzare con questi frutti. Un tour enogastronomico, oltre a spettacoli e musica dal vivo, arricchiscono ulteriormente la manifestazione, sempre su Corso Giannone nelle giornate di venerdì e di sabato, e sentiamo i protagonisti della manifestazione. Lo chef Nicola Russo, ma anche Paolo Brescia, che è il presidente dell'Unione Cuochi del Mediterraneo, che insieme all'amministrazione comunale ha voluto questa manifestazione. Nicola Russo, chef, che ospita una manifestazione che serve a promuovere la ricchezza di questa terra dal punto di vista gastronomico. Sì, è una manifestazione che in realtà nasce diciamo, da un input dato da Paolo Brescia, il presidente dell'Unione Cuochi Mediterranea, che voleva diciamo, fare questa gara di cucina tra cuochi di territorio nell'isola pedonale, nell'area pedonale della città, e naturalmente col mio patrocinio, diciamo, con una mia mano, a che io ho voluto fortemente, e poi portarla su Corso Giannone, corso dove è ubicata la nostra attività commerciale, ma Corso che storicamente è il più bello di Foggia e quindi diciamo un po' tralasciato, quindi la voglia di ridare vitalità a un corso che è il corso principale della nostra città. E questa manifestazione, che è nata come una piccola gara di cucina, poi man mano, no, come succede per il gusto, l'appetito viene mangiando. Ci siamo ritrovati con l'arte, la musica, all'ideazione di un percorso enogastronomico che questa sera vedrà andare in scena piatti tipici della nostra tradizione, naturalmente con il costo di un ticket nazional popolare. Si esibiranno artisti di Capitanata ai quali verrà dato voce, tipo il rapper famoso di Lucera Razza, e tanti altri. I commercianti sono stati tutti uniti questa volta, grazie a Dio, nel contribuire, tutti i commercianti di Corso Giannone, con un piccolo sacrificio alla realizzazione di questa manifestazione, che quest'anno, che è la numero zero, parte, ed è un'altra piccola goccia che si va ad aggiungere a queste manifestazioni che servono a far crescere il territorio. Paolo Brescia ha un'intesa con il comune per valorizzare non solo i piatti tipici, i prodotti tipici, ma anche l'arte. Sì, con il comune di Foggia, grazie anche a Franco Landella, sindaco, all'assessore Anna Paola Giuliani, ringrazio loro perché hanno intrapreso un percorso di sostegno alla nostra associazione, che siamo impegnati nel nostro territorio, ma maggiormente anche all'estero, a promuovere la cucina italiana. E non perdiamo mai l'occasione anche di abbinare l'arte, perché quando parliamo di cucina, anche di questi bellissimi piatti, la cosa più bella è arte. Il connubio creato con questi artisti, quindi di abbinare il piatto con l'artista, ha fatto sì che ha potuto far crescere anche, diciamo, il prestigio di questo evento creato su Corso Giannone. L'idea è anche di continuare questa manifestazione. Sì, quest'idea continuerà, anche perché noi abbiamo ripreso un po' il concorso che abbiamo svolto per diversi anni, L'Arte nell'Arte, che già abbinava gli chef con gli artisti, e esisteva una giuria dove andava a valutare entrambi insieme contemporaneamente. Questa volta invece abbiamo fatta suddivisa, abbiamo creato una mostra d'arte, sarà anche domani una bellissima estemporanea su Corso Giannone, ci saranno degli artisti che si esibiranno in un concorso pure loro, perché oggi premia
premieremo i primi tre chef vincitori del concorso. Domani invece possiamo premiare i primi tre artisti per quanto riguarda l'estemporanea. È stato bello perché c'è stata una grande partecipazione sia di artisti e anche di chef che sono stati sensibili a cercare di fare del loro meglio. Vi interrompiamo al volo nel vostro compito giusto per un'impressione su questi piatti che vi stanno mano a mano proponendo in questo concorso molto bello che abbina la gastronomia all'arte. Beh, qui è molto interessante perché in questa maniera c'è una crescita reciproca sia per chi prepara sia per non la giuria in questo caso, che potremmo essere insomma più o meno intenditori, ma soprattutto è capire il fruitore, allora migliorare un attimino questi abbinamenti e soprattutto cercare di farli ritornare veramente al territorio, anche come approvvigionamento di materia prima, che ne so, dalla paprika alla rocchetta eccetera, sicuramente è un modo per far crescere non solo il gusto ma il territorio in generale, quindi sempre positive queste manifestazioni. Vabbè, io non sono una grande intenditrice, ma semplicemente una buona forchetta, e i piatti che ci stanno presentando sono veramente un crescendo di qualità, dei sapori veramente equilibrati, studiati, davvero deliziosi. L'arte, chi meglio di te, Zais, può darci anche un parere su questo abbinamento? Veramente, dette da un siriano, sono veramente opere d'arte. E dipinti proprio con minimi particolari. Complimenti, veramente complimenti. Arte e gusto ed arte della Daunia è un'iniziativa fantastica. È importante valorizzare la nostra cucina, il territorio, e come meglio farlo se non attraverso la cucina, la foggiana, che poi la cucina mediterranea, tanto acclamata in tutto il mondo per i suoi effetti benefici nella salute e per vivere sano. Questa che ci viene offerta oggi è fatta con professionalità, regola d'arte, rispettando tutti quelli che sono i crismi. Devo fare veramente i complimenti a tutti. I chef sono molto bravi, stanno presentando dei piatti molto interessanti, dove è chiaro il rapporto con il territorio di questa provincia. E speriamo, ne dobbiamo assaggiare ancora altri, speriamo che continui così. Antonio Romano, direttore artistico di questa manifestazione, che è un bel connubio tra arte e gastronomia. Certo, intanto una cosa che da sempre funziona, come tu sai, è l'unica motivazione per cui poi la gente si avvicina, mi duole dirlo, è il fatto del cibo, che in questo caso è anche arte, come tu hai detto. Mi premeva ringraziare tutte le istituzioni che hanno permesso di realizzare questo evento, che per la prima volta a memoria d'uomo su Corso Giannone si chiude finalmente questo troncone, e dare la possibilità anche a chi si autosovvenziona, come i commercianti in questo caso qui, di avere la possibilità di potersi esprimere. È una bella idea e speriamo che continui a esserla. Abbiamo avuto una grossissima affluenza di partecipazione anche già in serata. Niente che dire, la mia idea è quella di portare più arte possibile per strada. Infatti abbiamo un sacco di artisti che esporranno non solo nei vari showroom, ma per strada e le loro estemporanee.